Buonasera, benvenuti a tutti e innanzitutto il più cordialissimo benvenuto a Paola Capriolo, che ha esordito come narratrice nell'88 con la raccolta dei racconti La Grande Eulalia, alla quale sono seguiti numerosi romanzi che hanno vinto importanti premi letterari e sono stati tradotti in molti paesi stranieri. Tra i più recenti, una di loro, Qualcosa nella notte, Una luce nerissima, Il pianeta muto, Caino, e anche saggista e autrice di libri per ragazzi e da anni traduce i classici della letteratura tedesca, da Goethe, Kafka, Kleinhoff. I suoi libri hanno vinto numerosi premi letterari e sono tradotti in molti paesi stranieri. Con noi Benedetta Santovalli, specialista di narrativa contemporanea, docente universitaria tra Italia e Stati Uniti. È vero, Benedetta? Sì, in Italia adesso. Ha curato tutte le opere di Bilenchi per Rizzoli. Da anni si dedica alla formazione in ambito editoriale. È stata definita l'editor con la valigia. Per il gusto e la passione di sperimentare, ha lavorato nei laboratori più interessanti della nostra editoria, grande e piccola, dedicandosi soprattutto alla scoperta di nuovi talenti letterari. Simona Costa insegna letteratura italiana contemporanea presso l'Università di Roma III. È presidente della giuria Premio Viareggio Lepaci e tra le sue principali pubblicazioni ricordiamo i molteplici lavori su Alfieri, D'Annunzio, Pirandello e l'intero arco novecentesco. Numerosi anche i suoi contributi sulla letteratura teatrale e sui rapporti tra letteratura e cinema. Il libro, cercherò di essere breve in questo mio piccolo riassunto, quelli che faccio in genere prima della presentazione, ma questa volta il libro mi ha preso un po' la mano perché l'ho amato molto, quindi perdonatemi, fatemi dei segni di tagli, no? Il libro che offre oggi alla nostra riflessione tratta la storia delicata e coinvolgente di due donne vissute in epoche diverse ma indissolubilmente legate, una specie di intrigante gioco delle parti che si nutre del vissuto di due generazioni che affrontano una vita in due epoche tanto vicine quanto moralmente distanti. In scena troviamo due figure, Adela e Sonia. La prima, negli anni 30, ebrea, ricca e appassionata di arte, conduce una agiata esistenza accanto ai genitori nella loro villa a riva al fiume, intrecciando con un insigne poeta, bellissimo tutta parte, che via via diventa sempre più ignaro di fronte agli orrori del regime, il grande poeta, un ingenuo e appassionato carteggio sull'arte, la musica e la bellezza. Sopraggiungono i sogni spezzati, le persecuzioni razziali e le paure di una ragazza che ormai donna non trova più alcun motivo per aver fiducia nel prossimo, quando il Lager, riducendola alla sua carnale seduzione, le offrirà un'orribile sopravvivenza nella casa della gioia in cambio di una umiliante profanazione quotidiana. La seconda, che è Sonia, ai giorni nostri lavora nella stessa villa come badante. Aveva accettato quel lavoro riconoscendo in un annuncio l'indirizzo della sua casa d'infanzia, quella delle pareti azzurre dalle finestre che guardavano il fiume, al servizio di un vecchio signore dispotico. Ma non è stato un caso condurre lì, perché, come scopriremo a poco, un vincolo profondo lega queste due vicende che scorrono nelle pagine del libro. Il romanzo si evolve dunque in parallelo, teso da due storie distanti e contigue e contempo. Bravissima Paola Capriolo a padroneggiare entrambi queste due storie distanti, questi ambiti, senza ficzione, poi le domande. Passerei subito la parola a chi vuole leggere.